Sulle difficoltà dell'ospedale di Nocera Inferiore, il consigliere regionale Alberico Gambino aveva presentato un'interrogazione. Gambino ha puntato la sua attenzione sulla carenza di personale nei reparti di ginecologia e ostetricia e in quello di cardiologia e terapia intensiva cardiologica. Nel dettaglio Gambino aveva sottolineato l'inadeguato rapporto tra operatori e pazienti. In ginecologia ci sono 36 posti letto con in servizio 13 ostetriche e 10 infermieri. Poiché sono dotati veramente, io ho avuto l'opportunità di poter visionare in prima persona, andare sul posto, vedere in che modo. Anche in cardiologia le cose non vanno al meglio, mancano 6 infermieri, mentre sono soltanto 2 i tecnici di emodinamica, costretti a turni massacranti anche per la reperibilità. C'è pure il servizio di telemetria, disattivato da anni nonostante la sua importante funzione. La Regione, ha detto Gambino, ci deve spiegare quali sono i motivi che inducono a non ascoltare le pressanti richieste e gli appelli ormai quotidiani per potenziare l'organico. È necessario mettere in campo interventi mirati. Si va soltanto grazie agli sforzi immani del personale che non sono più procrastinabili. E questa mattina in aula ha avuto la risposta. Quando riguarda il reparto di cardiologia UTIC, si rappresenta che il servizio di emodinamica può contare su di un organico di 2 dirigenti medici emodinamisti. Tuttavia, al fine di ovviare a tale carenza e per garantire un'adeguata assistenza ai cittadini, sono state attivate già da qualche mese 2 convenzioni, rispettivamente con la ORN Cardarelli e con la ORN dei Colli, Monaldi di Napoli, che consentono di assicurare un turno di servizio H12 ed una reperibilità notturna H12. Si è inoltre provveduto, quale atto propedeutico allo svolgimento del concorso per emodinamisti, alla nomina della commissione esaminatrice. Si evidenzia infine che l'organico del personale del comparto può contare su 17 unità infermieristiche più il coordinatore infermieristico per gli 8 posti di UTIC. Oltretutto, con la procedura di mobilità attualmente in corso e compatibilmente con le regole dell'istituto, si prevede di coprire i posti vuoti in organico in tempi brevi. Per quanto riguarda invece l'attrezzatura per la telemetria, si rappresenta che quella attualmente esistente è stata posta fuori uso e conseguentemente è stata richiesta una nuova attrezzatura, per la quale si prevede la consegna a breve. Per quanto concerne la UOC di ostetricia e ginecologia, si rammenta che l'organico del comparto costa di 17 ostetriche, 12 infermieri di reparto, 11 infermiere per la sala operatoria dedicata esclusivamente alle attività ostetriche e ginecologiche e 5 OSS. Ciò posto, considerato il numero totale di parti dell'anno 2018, pari a circa 1570, si può ritenere che la media giornaliera risultante, pari a 4,3 parti al giorno, impegnano meno di 8 unità per turno, che sono attualmente dedicate a tali attività. Inoltre, la procedura di mobilità in corso, che riguarda ben 20 unità ostetriche, mira ad adeguare una progressiva sostituzione delle infermiere con personale ostetrico, che nel futuro sarà la figura professionale prevalente nella UOC di ostetricia e ginecologia. La neonatologia e la TIN sono garantite da infermieri professionali, esperti in reparto, dedicati ai neonati maturi e patologici. Prendiamo atto che ancora una volta dalla Giunta regionale ci viene detto che sarà fatto. In questi giorni sono stati presi 2 infermieri in più, così come ho capito, nel reparto di ginecologia. Saranno poi fatti i bandi, la telemetria non funziona, però da qui poi avere risposte concrete, concrete su quella che è la risoluzione del problema, ci passa purtroppo, ai noi, prendiamo atto ancora una volta, l'oceano. Quindi non ci resta che andare ancora una volta in quell'ospedale a dire di avere un po' di pazienza, di continuare a lavorare e che Dio ce la mandi buona. Grazie.